Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame e sono in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede ad essere prossimi dei più piccoli e abbandonati, a dare loro una speranza concreta, non soltanto dirgli coraggio o pazienza. La speranza cristiana è combattiva con la tenacia di chi va verso una meta sicura. Rivolgo un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa e accogliere una famiglia di profughi.